Amici sportivi, buon pomeriggio a tutti dall'orologio dello stadio Dino Manuzzi di Cesena, Romagna Centro, Aquila, Montevarchi. Sta per cominciare la 30ª giornata del campionato di Serie D, girone D. Oggi ci si è spostati da Martorano al Manuzzi di Cesena per insomma contenere la nutrita, ma neanche poi così tanto, la tifoseria ospite dell'Aquila Montevarchi. Vedete le due squadre già in campo, sono già le 15:06, quindi sarà una delle ultime partite che finirà quest'oggi, partita che inizia adesso con Montevarchi che gioca questa prima palla mandata in avanti con lancio a cercare subito gli uomini offensivi, ma la palla termina in out, rimessa laterale per il Romagna Centro. Protegge palla Bagatti, poi bene per Federici, apertura molto bella per Braccini, capisce tutto però Videta con il lancio, poi per Sussi che è in posizione regolare, attenzione Sussi, scivola, poi riprende subito l'equilibrio Sussi in area di rigore, lo prende in consegnatore Sussi, palla rimorchio per il destro che finisce però sul fondo, occasione la prima della partita al minuto numero 9 per Donatini. E attenzione a Braccini che prova la conclusione col destro, palla di molto al lato. Qui palla recuperata da Donatini che però la calcia su Corvino. Corvino alla fine prova dalla distanza, blocca in due tempi Pellegrini, ma applaudita questa iniziativa di Corvino al 36esimo. Si è già dall'altra parte con Napolano, si sgancia Migliorini, gran palla per Biagi, Biagi, Biagi! Sul fondo di nulla, occasionissima per il Montevarchi al 36esimo. Va Napolano, traversa! Non è finita, la palla resta ancora per Donatini, poi Sarini la fa sua con le mani, ma davvero occasionissima per il Montevarchi. Gori per Lorusso, Lorusso palla, poi ancora per Gori, forse è uscita Casadei! Non era uscito il pallone, Casadei lo sbatte in rete, è 1-0 al 42esimo per il Romagna Centro, quinto gol in campionato per Casadei, le proteste vibranti dei giocatori del Montevarchi. Napolano ce l'ha sul destro, rientra poi sul sinistro, ha fatto fuori Tola, ha messo il pallone in mezzo, Biagi, alto di un soffio, ma occasionissima ancora per il Montevarchi che si sta mangiando di tutto. Pier Federici punta l'area di rigore, si infrange, prova a tenere questo pallone, ancora Pier Federici, molto bene, va via e subisce fallo, ma anzi no, era il duplice fischio del direttore di gara. Giulio Gorina, attenzione al 3 contro 2 con Braccini che prova a entrare nell'area di rigore, Braccini col destro sul fondo di nulla. Attenzione a Lorusso, cerca un compagno libero, chiede dai vai a Casadei che poi sbaglia la palla di ritorno, ma gli ritorna lì, va in mezzo a due Casadei, poi con personalità Casadei entra in area di rigore, ce l'ha sul destro Casadei, bloccato da Pellegrini, ottima iniziativa di Casadei con l'anticipo di Tola che ha capito subito dove sarebbe finito il pallone, poi Tola, guardatelo, è già oltre la metà campo, ancora Tola va addirittura col destro, palla che termina a lato, Braccini prova a entrare in area, va con le finte Braccini, va col destro e c'è Pellegrini che salva, non è finita, Casadei verso l'area di rigore, Pier Federici servito in area, sinistro, palla alta, doppia occasionissima per il Romagna Centro, prima con Braccini, poi con Pier Federici al 27, palla corta per Lorusso. Lorusso dietro, ancora per Tola, ce l'ha per il cross col destro, va addirittura al tiro, respinto da Pellegrini in calcio d'angolo, servito il solito Napolano, c'è solo la posizione di Migliorini, Napolano infatti lo serve, Tola non c'è, pallone messo in mezzo, il Sussi di testa, salvataggio sulla linea di Gabrielli, occasionissima per il Montevarchi al 34. Napolano in mezzo, non esce Sarini, il colpo di testa è Sarini, salva su e Sussi, ancora corner per il Montevarchi, l'arbitro fischietta in bocca e fischia la fine, il Romagna Centro batte anche il Montevarchi, va a 46 punti, blinda la salvezza ed è a meno uno dai playoff, incredibile impresa di questa squadra che a 46 punti può definirsi
direi al 99,99% il sicuro, col gol di Casadei al 42esimo che decide questa sfida, col Montevacchi che ci ha provato fino alla fine, ma la porta era stregata, la difesa fantastica del Romagna Centro, ma bravi tutti, davvero.